Per la gente, il Doc è qui presente. Allora, prima di iniziare il video, vi invito a scaricare la migliore app del calcio, numero 10. Questa, rimarrete sempre aggiornati, perciò mi raccomando, scaricatela, numero 10. Link in descrizione. Allora, Spagna-Germania, come la volete mettere, la mettete. Brutta partita. E le squadre avevano paura, si vedeva nell'aria sia la Spagna che la Germania. Poi, clamorosamente, nessuna delle due giocava con un centravanti. Tutte e due hanno messo il centravanti, si è sbloccata la partita. Raga, se esiste il centravanti nel calcio, bisogna usarlo. Buono questo falso 9, sì, lo puoi fare in determinate partite, ma non ci fossilizziamo su sto cazzo di falso 9. Ma metti sta punta, così bello il 9, mettiamolo. Poi io ho una domanda da fare alla Germania: ma se Neuer, che è stato uno dei migliori, non il migliore perché il migliore è San Gigi Buffo alla cremeria, ma va bene, se Neuer, che è stato uno dei migliori, non sta più giocando a calcio perché fa delle cappelle, regà, sul gol di Morata, vedete che il telecronista dice era ravvicinato, ma ravvicinato che cosa? Sbagliano Sule, ma anche Neuer. Raga, ma che cazzo lo fa a giocare a fare? Io capisco se non hanno nessuno in panchina, ma in panchina c'è Ter Stegen. Come fai a non far giocare Ter Stegen? Bah, vabbè. Comunque, partita abbastanza noiosa. Primo tempo forse ha attaccato più la Germania, non forse, è stato così. Secondo tempo esce la Spagna, molto bene. Luis Enrique, i primi cambi che fa li fa giusti, i secondi purtroppo no, perché Williams non ha reso. Vanno in vantaggio e poi Flick mette Sané, che non è al massimo, ma fa la differenza. Cioè, l'ultimo ha un'occasione, solo che se l'allunga, si defila un po' troppo e spreca tutto. Comunque, un pareggio che ci sta, due squadre che avevano paura. Il pareggio va, tra virgolette, bene a tutte e due, perché comunque la Germania è l'ultima con la Costa Rica. Perciò, basta che vince. E anche la Spagna deve vincere, però. Comunque, raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Entro a fine dicembre dobbiamo arrivare a 1000. Un bacione dal Doc, fino alla fine. Questi mondiali fanno cagare.